Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati con un nuovo cast, sono Black Force, se vi porto una PvZ Concussion, non potevo non castare questo replay, cioè ho letto solo una parte del titolo che iniziava con Godo come un... Non sono andato neanche avanti a leggere, ma cioè bisognava castarlo obbligatoriamente questo replay. Io ero partito con la mia idea di castare i professionisti, ma non mi fa più caricare i replay su StarCraft, quindi un bel GG. E perché i replay credo siano troppo vecchi dell'ultimo IMVCS, GSL, eccetera. E quindi volevo portarvi delle mie partite, qualche tutorial, ma girare cose così adesso mi occupa veramente tanto tempo e non ne ho. Adesso sono le 5 e devo. E devo che torno d'allenamento e devo studiare ancora tantissimo, soprattutto matematica, e quindi non riesco a giocare a castare, quindi spesso vado a utilizzare le vostre partite o quelle dei professionisti che adesso andrò a mio malgrado a cercare perché non si trovano mai niente. E in più avevo letto la descrizione di questo video di Kushni che poteva essere veramente molto interessante. Mi piazza la giocata di Kushni che apre apposta e poi espansione come è giusto fare. Bella qui, la bella giocata veramente, l'andrò ad analizzare dopo. Intanto è andato anche a fare scout, è entrato nella base, ha visto un gas, ok. Bella questa giocata veramente di Kushni che fa azzeri qua, toglie l'azzeri e mette una camera evolutiva. La camera evolutiva si può costruire come tutti gli edifici dello Zerg tranne l'azzeri solo dove c'è il creep. Quindi fai azzeri, annulli l'azzeri così che viene creato un pochettino di creep sotto l'azzeri, vedete? E subito dopo, prima che vada via il creep, fai la camera evolutiva. Ho giocata veramente bellissima da parte di Kushni. Così il Protoss non si può andare ad espandere in questa zona. Se si va ad espandere in questa zona è sotto, può essere attaccato facilmente. Una delle cose migliori che può fare il Protoss è distruggere questa camera evolutiva o andarsi a chiudere in prima base. Se il vostro avversario si chiude in prima base e voi avete la seconda base, siete già un pezzettino avanti perché dopo poco potete prendere la terza base stando attenti che il vostro avversario non vi voglia pushare, quindi avere un ottimo controllo di questa Torex del Naga, questa Torex del Naga, questa base grazie alla vostra camera evolutiva. Un overlord qui per vedere, magari parte con overlord fenici, controllo un pochettino di tutta la mappa, magari qualcosa qua, qualcosa qua, qualcosa qua. A quel punto se voi siete su tre basi lui è una, ha perso. Se voi siete se lui invece distrugge questa, prende subito la seconda base, è indietro rispetto a voi, voi buttate subito giù terza. Quindi lui inizia la seconda base, voi iniziate la terza, siete avanti spaventosamente, resistete praticamente con 4 zerglini, impostate la vostra partita come piace fare di più agli zerg, ovvero un macro game standard, con un Protoss che addirittura è rallentato perché deve distruggervi questa camera evolutiva, e avete fatto davvero una bella giocata in qualsiasi caso. Questa è una delle cose migliori che vi possono succedere, il vostro avversario ha investito tante risorse nel cannoni, tre cannoni per difendere una base, tutti piazzati in questa zona, ne sarebbe bastato, ne sarebbe, scusate, bastato uno probabilmente di cannone, di sicuro questo è di troppo, non c'entra niente, questo ci può stare, però è comunque di troppi, però qui si difendono con un cannone che serve per chiudere, quindi messo in questa zona, credo che qui comunque sia chiuso, non si possa passare. Ok, se il vostro avversario gli fate questo giochino, lui rimane monobase, occhio a prendervi la terza, perché il vostro avversario la cosa migliore che può fare è uscire con un all-in, soprattutto in leghe basse succede questo, comunque con una pressure per poi espandersi, dato che voi gli avete limitato l'espansione. Se voi andate a limitare l'espansione del vostro avversario e lui vi fa un all-in, dovete essere in grado di respingerlo grazie a una macro superiore alla sua e a un ottimo scouting. Qui vedete Kushni non sta facendo tantissimi zergling, ne ha fatti 3, 4, 5, magari ne avrà fatti anche 8. Diciamo che ne abbia perso anche qualcuno. Comunque sta tenendo il suo avversario 7.30 su una base. Lui ora butta giù la seconda base, il Protoss. Qui una volta che Kushni viene respinto,
Bellissima giocata di avere l'overlord lì. Ok, bravissimo Kushti. Overlord qui, si è migliorato veramente tanto. Overlord qui e vedi che il tuo avversario si vuole espandere. La cosa che devi fare è andare subito a prendere questa base. Bravissimo Kushti, veramente bella partita che stai facendo. Sotto pressione, macro solida, scouting ottimo, magari un overlord qua. Il creep, ecco, se ti posso fare una... un'osservazione, il creep non è espanso per niente. Io avrei fatto una resina per ogni hatchery in più. Quindi dovreste avere due resine barra 3 in più. Sei andato però con la terza blatte, ottimo. Puoi fare una pressure qui. Non ti interessa vincere la partita perché tanto tu hai messo giù la terza base, quindi anche se riesci a prendere la seconda va bene. Guarda che non abbia i potenziamenti ovviamente, e comincia ad andare te qui invece con i potenziamenti. Ecco, magari anche doppia camera evolutiva ci poteva stare. Le tue risorse sono giuste più o meno, vediamo quanti gas hai. Hai 3 gas, quindi questo è un monoblatta proprio cattivo. Avrei preso magari anche un quarto gas per fare upgrade e magari anche andare a test superiore. Poi aletti per gli zaini ottimo, blatte ci sono, supply parlano nettamente a tuo favore. Qui il proto si è preso la seconda base. Una volta che il proto si prende seconda base, soprattutto grazie al Mothership Core, anche se qui non lo vedo fuori, è difficile per lo Zerg vincere con un attacco diretto. A quel punto bisogna non far prendere solamente terza base al Protoss, perché sennò cominciano ad essere problemi, andarsi a prendere quarta, e a quel punto 200-200 si attacca in continuo, e rinnovando ogni volta gli upgrade, sperando di avere gli upgrade maggiori dell'avversario, e attaccando, 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 e rigenerando le larve alla velocità della luce. Se il vostro avversario si chiude a due basi, una volta che avete quattro basi, buttate giù macro hatchery o altre basi, però soprattutto macro hatchery. Macroasri può essere anche una base aggiuntiva, ecco, però dico, l'importante è avere basi dal quale respawnare la velocità della luce le vostre unità, e tenere le risorse il più basse possibili. Qua ottima la gestione del pilone per andare a togliere l'energia di due cannoni non devono essere mai supportati da un solo pilone, ce ne devono sempre essere due. Se qui ci fosse stato un pilone in questa zona e un pilone anche solo in questa zona, comunque molto, molto esposto, un pilone qui e un pilone qui sarebbe stata la cosa migliore, perché avrebbe tenuto su tutti e due i cannoni. Va giù un cannone e spara comunque l'altro, che può dare supporto agli stalker. A questo punto vediamo un po', ecco, siamo un po' in ritardo con gli upgrade, le basi magari, ecco, saturale ancora, hai un pochettino di tempo per saturarle, dovresti fare droni a go-go prima dei 12 minuti e 30, ti do proprio come limite, che già per uno zerg è tanto. Le basi sature per uno zerg addirittura entro, boh, 10 minuti ce la possiamo fare, ovviamente senza andare a blatte. Dato che sei andato a blatte, ti do un pochettino più di tempo. Sono tante blatte, stai veramente investendo molte risorse, soprattutto non hai gli upgrade. Se vai con gli upgrade, ogni tua blatte diventa molto più costo efficiente. Ogni volta invece ogni volta di essere efficace al 100%, è più efficace del 120, 140, 160, eccetera. E vediamo un po', qui arriva l'ingaggio, questo edificio cerca sempre di tirarmi lì giù, anche se lui riesce a tenerli su, vagli comunque a fare dei danni, magari crittando, perché è sempre un'ottima cosa. Il crit ti servirebbe veramente tanto in questo momento, perché dovresti far arrivare le tue unità il più velocemente possibile nella base del Protoss. A questo punto cerca di, dato che le blatte hanno un range veramente ridicolo di 4, devi fare a clic e poi con il destro portare avanti il tuo esercito, in modo che tutte le tue blatte sparino e non rimanino, e non rimangano nelle conche, tipo come era successo in questa zona. Una volta che vedi che il tuo avversario ti spara nonostante tu hai le blatte sotterrate, in questo caso che sai che è colpa del cannone, credo. Però se c'è un observer le perdi tutte senza fare del danno. Il proto stia avanti di upgrade, devi fare gli upgrade, a questo punto dovevi essere con il 2-2. Se invece è ancora 0-0, non li hai proprio persi di vista gli upgrade in questa partita, e dovresti aver buttato giù quarte e magari anche un bel macro hatchery. Quindi avevi iniziato la partita molto bene, sul finire stai peggiorando. E infatti non riesci a sfondare il tuo avversario, qui stai perdendo un pochettino di unità inutilmente, soprattutto perché sei a 3 basi. Se tu fossi stato a 4 basi, magari anche col macro hatchery, a quel punto puoi fare quello che ti pare, puoi perdere supply come ti pare, vedi eri a 120 e sei arrivato a 140 in un istante.
e hai ancora delle risorse da buttare giù. Quindi se avessi avuto due basi in più, una base e un macro hatchery, a quel punto potevi tirare giù le tue risorse ancora più velocemente, alzare i tuoi supply ancora più velocemente. Qui escono 28 blatti, mi sembra di aver visto quant'erano, 14 blatti, non ho visto bene, e subito i supply sono su 140, quindi è un pochettino questo il discorso. Qui ci sono tante idra, lui ha due basi, fa una fatica bestiale a fare i colossi, se la farebbe però ha scelto il ramo di testa sbagliato, quindi a questo punto se sbagli il ramo di testa GG. Perché il tuo avversario, in questo caso Kushni, ha le Hydra che sono veramente fortissime, un DPS allucinante, gli Stalker le subiscono molto e l'Immortale non è affatto un'ottima scelta perché l'Immortale subisce ancora di più l'attacco dell'Hydra Lynx, dato che comunque porta il danno a 10 mi sembra il minimo, lo scudo. Sì, quindi 12 danni, perdi quel 2 di danno che va bene comunque essere perso. DPS allucinante di 0,75 sopperisce in modo netto a questo piccola perdita di DPS. Qui ora stai un attimino attaccando male, però vedi che comunque la forza della macro proprio riesci, e della Tez, dato che comunque ha Hydra Lisk che sono una buona Tez. Blatt Hydra Lisk a questo punto della partita, ottima Tez, presa della quarta base che doveva avvenire un pochettino prima. Addirittura io qui prenderei forse neanche quinta base, dai. Anche se sta cominciando a finire. Però quinta base, altri due gas. Prendo anche questi gas. E vado veramente a fare upgrade come non si sono mai visti. Sei ancora 0-0, non li stai neanche ricercando. Quindi, guarda, hai vinto una partita senza upgrade. Pensa a quello che potevi fare con l'upgrade. E soprattutto andando a tezza ancora più superiore. Latte Hydra si possono accompagnare con, boh, quello che ti pare, Infested, per fare uno Switch a Broodlord. Ultra Lisking da Face, è quello che ti pare. Poi quando sei il vantaggio della macro si può veramente sbizzarrirsi e fare tutte le stronzate possibili immaginabili. Anche se il Stalker Counter ha più o meno la blatta perché può hittare, fa danno contro corazzate, comunque blatta e Hydra è un'ottima composition veramente. Qui non ti dà neanche GG, ha perso, hai giocato veramente una bella partita, un bel GG a Kushni, bel GG a tutti voi che mi seguite, io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di mettere mi piace, commentare, di iscrivervi al canale se vi piacciono i video, noi ci vediamo con il prossimo cast, ciao a tutti ragazzi.